Allora, intanto io sono Enzo Ferrara, mi presento, sono direttore editoriale della rivista Medicina Democratica, che è l'organo dell'omonimo movimento di lotta per la salute. Siamo in un presidio, no? Siamo già semplicemente essere qui oggi è già una modalità di fare un intervento importante di tipo politico in un presidio del quartiere Tamburi, il centro polivalente Giovanni Paolo II di via Lisippo 8. Se non ci fosse Don Gino, mi dicono, o Don Nino, non ci sarebbe Don Nino Bossi, che insieme con volontari, e che ringraziamo come l'associazione Hauser che si occupa di animare questa sede, se non ci fossero persone come loro probabilmente anche questo sarebbe un edificio degradato. Quindi semplicemente essere qui oggi è già qualcosa di importante, senza nemmeno aver provato ad affrontare le tematiche impegnative che ci troviamo di fronte. Una mattina intensissima, un pomeriggio anche intenso. Il titolo dell'intervento che devo fare io era perché tanto? Perché tanto? Perché Taranto è perché l'Italia, mi verrebbe da dire, no? Cioè Taranto oggi è uno di quei luoghi del nostro paese, ma non soltanto del nostro paese, dove ci sono, dove sono in corso trasformazioni probabilmente irreversibili rispetto a un modello, una convivenza, anche un patto sociale, che possiamo definire così, tra un certo modello produttivo, il mondo politico e il mondo e la comunità. Taranto, ma potremmo parlare della Valle di Susa, potremmo parlare di Casale Bonferrato, potremmo parlare del Vicentino, dei problemi delle sostanze polifluoroalchiliche. Potremmo parlare di diserbanti nelle vallate venete, potremmo parlare ancora di Bormida, potremmo perfino parlare di Riace. Sono tutti luoghi questi dove la trasformazione è in corso. Le forze che la guidano sono potentissime, fortissime, e in ognuno di questi luoghi ci sono comunità che provano a, come posso dire, controllarla, indirizzarla, renderla partecipata soprattutto. Quindi Taranto, io mi permetto di dire, io non lo so perché non sono tarantino, non conosco questa realtà, Taranto da non vedere come periferia, ma da vedere proprio come centro, come tutti questi altri luoghi che ho citato, diventano centri di una trasformazione che poi necessariamente coinvolge il resto del paese. Se è vero, ed è vero, che gli scarti dell'acciaieria andavano a finire sotto la Brebemi in Lombardia, ci interessa anche direttamente, non soltanto indirettamente, quello che succede qua. Se qui c'è una comunità, buongiorno, se qui c'è una comunità in lotta, è chiaro che non può essere lasciata sola e soprattutto ci interessa coordinare queste lotte tutte insieme. Questo è anche un po' il senso di una rivista come Medicina Democratica, che ha una storia pluridecennale e che è in grado, proprio attraverso un lavoro di archivio, di relazione, anche di analisi, io direi perfino di linguaggio. Pensate a quanto è importante il linguaggio nella definizione chiara dei problemi, no? Ho letto che si diceva che Taranto era una città a vocazione industriale, è stato coniato qui da Antonio Cederna un termine che è quello di metalmezzadri per indicare un certo tipo di attività, ma metalmezzadri erano anche da tutt'altra parte, nel Cuneese, i contadini che scendevano dalle montagne del Cuneese per andare a lavorare alla Pirelli. Quindi la costruzione del linguaggio da utilizzare per intenderci meglio su cosa sta succedendo è un punto fondamentale. Una rivista o anche le pubblicazioni che poi altri possono mettere insieme costruiscono.
Io vorrei ricordare qui una persona che era un amico, lavorava, era il vice direttore della rivista Lo Straniero, che molti di voi conosceranno perché era tarantino, e che fin da quando frequentava il liceo parlava della sua città di Taranto. Parlo di Alessandro Leogrande, che probabilmente se fosse qui, ecco, ci darebbe una mano a raccontare e ci aiuterebbe molto. Alessandro ha curato la città di Taranto, ecco qua, se vedete, c'è un libro, il libro postumo, è scomparso nel 2017 a soli 40 anni. È stato uno di coloro che ha, attraverso un'analisi allargata, ha aiutato un po' a ricostruire delle vicende che possono essere lette nella loro interezza soltanto in profondità, cioè avendo una visione lunga della storia, non contingente come capita tipicamente nelle situazioni di emergenza. Alla vostra sinistra vedete un libro che è appena uscito di un altro tarantino, Salvatore Romeo, L'acciaio in fumo, altro testo che, seppure non abbia indicazioni tecniche, vale la pena di riprendere, di nuovo una ricostruzione della storia di questa città, dell'importanza e delle interconnessioni con l'Ilva. Questo tipo di analisi ci aiutano, intendo dire, no? Se noi pensiamo a quello che fanno delle riviste, come quelle che ho citato prima, io ho parlato, parliamo di Medicina Democratica, ma potremmo parlare della rivista di Goffredo Fofi, in cui ancora collaborava Alessandro, che adesso si chiama Gli Asini. Potremmo parlare di riviste importanti, dove vengono messi insieme, vengono raccolte le conoscenze su temi difficili, complessi, anche discutibili, però intanto sono messi qua insieme, no? Su riviste come Epidemiologia e Prevenzione, che raccoglie, confronta e ci permette al limite anche di criticare. Ma fino a quando, come succede, i dati non sono nemmeno disponibili, non abbiamo neanche la possibilità di criticarli, non abbiamo neanche la possibilità di poterli discutere. E parliamo di qualcosa che è in continuo divenire, non parliamo di attività che si fossilizzano come si vorrebbe, che si definiscono una volta per tutte. Mi è capitato anche di scoprire questo bellissimo testo di Beatrice Ruscio, Legami di ferro, penso che qua moltissimi lo conoscano, ma addirittura qui c'è in questo libro una correlazione fra ciò che succede nell'acciaieria di Taranto, in particolare nel quartiere Tamburi, e addirittura le miniere in Brasile dove il minerale viene estratto. E allora quello che succede è che Taranto diventa un luogo del mondo. E quindi c'è tutto il mondo qua, e se noi riusciamo ad avere una visione di questo genere, diventiamo noi il centro e chi sta dall'altra parte è una provincia. Perché una provincia? Perché si occupa soltanto di una piccola parte di ciò che ci sta intorno. Una delle cose che succede a chi fa, chiamiamolo così, un mestiere come il nostro, no? Si occupa delle persone, è quello di trovarsi, quando affronta le amministrazioni, sempre delle visioni parziali. Prendiamo il caso dell'amianto, no? Quando si segue una persona che ha, cioè una comunità che ha il problema dell'amianto, non lo si può affrontare un pezzo per volta, no? Non si può affrontare separatamente la bonifica, la questione sanitaria, la cura, la diagnosi, la persona è coinvolta in tutte queste. E invece quando vai a cercare l'amministrazione, il tecnico, lo specialista, lui ti dice: io mi occupo di questo pezzetto qui, lo faccio al massimo possibile, ma questo pezzetto qui, quell'altro io non lo so e non lo voglio sapere. E quindi di nuovo vedete che un lavoro come quello che cerchiamo di fare qui oggi è un lavoro che unisce, che mette insieme le parti, e io lo trovo fondamentale, importantissimo essere oggi cittadini del mondo. Non crediate che questo convegno sia indifferente a chi non è qui oggi. Io vi posso fare almeno 4 nomi di persone che mi hanno detto: mi dispiace non esserci, ma voglio poi sapere cosa succederà. Una di queste è Marina Forti, che sapete ha appena scritto Malaterra e su Taranto ha dedicato un intero capitolo. Fulvio Aurora, di cui in questo momento sto prendendo il posto, l'ho sentito ieri, ma anche Fulvio, che è il personaggio che ha costruito gran parte del patrimonio che oggi ci troviamo qui a condividere. Fulvio è stato forse, magari mi correggerete, ma la persona di Medicina Democratica che più è stato qui a seguire le vicende, i processi.
Posso citare almeno ancora Marino Ruzzanenti e Pierpaolo Poggio, che sono a Brescia e che stanno facendo un altro lavoro importantissimo, che è quello di una ricostruzione della storia dell'ambiente, delle lotte ambientali in questo paese. Fino a che queste questioni non concretizzano in un libro, in un archivio, rimangono fuori, è come se non esistesse la storia dell'ambiente in Italia, è come se non ci fosse tutta una storia secolare di lotte, è come se tutte queste lotte non avessero fatto e prodotto nulla. Non è così. Semplicemente i luoghi in cui queste informazioni sono sedimentate non sono così noti, non sono così portati alle cronache. E ritorniamo su Taranto, per arrivare un po' a chiudere, no? Perché nei prossimi mesi qua si svolgeranno processi, si svolgeranno dibattiti, ci sarà anche sofferenza, ci sarà rabbia, perché conosciamo e sappiamo che cosa succede tipicamente in questi luoghi. Sappiamo come viene distorto il discorso, come si usano parole che fanno male. Sappiamo come è facile denigrare e accusare questa comunità in tutte le sue forme diverse e invece, come posso dire, premiare chi porta avanti il discorso tradizionale. C'è una cosa che non mi toglierò mai dalla mente, non me la ricordo con precisione, ma nel 2016, mentre era agli arresti domiciliari, la famiglia Riva aveva una persona agli arresti domiciliari, un'altra fuggita, e a San Vincent, mi sembra, gli davano il premio imprenditore dell'anno a queste persone, no? Cioè davano un premio come imprenditore a una persona in carcere e a un altro fuggito dall'Italia. E a noi invece capita di dover essere attentissimi a tutto quello che diciamo, dobbiamo essere preparati, forti, solidi. Anche semplicemente portare avanti un processo significa risorse, tempo, competenze, per dire l'uso delle parole. Ne dico una soltanto: mi è capitato di guardare i documenti della fabbrica di Domus Novas, quella che produce le famose bombe che vengono utilizzate e poi vendute in Arabia Saudita. Lì c'è un impianto per la produzione di bombe inertizzate molto particolari, bombe anche da mezza tonnellata. Ebbene, nel processo produttivo, a un certo punto, quando si parla di un trattamento termico che serve per stabilizzare la polimerizzazione, si usa un termine che stride ed è stagionatura. Le bombe vengono stagionate, come il formaggio, come il prosciutto. Stagionatura, così diventa normale, come posso dire, così lo facciamo passare nel linguaggio comune. Un formaggio, una bomba, un prosciutto sono la stessa cosa. È qui che dobbiamo, anche nel gergo, dobbiamo un po' ribellarci a questo. Ecco, allora, provo a chiudere e provo ad arrivare alla chiusura, perché l'esperienza che ha la Medicina Democratica nel suo portare, la propria competenza, le proprie tecnicità, è quello di trovarsi sovente di fronte territori, ma anche comunità finite, anche comunità che non hanno avuto semplicemente il riconoscimento del danno che è stato fatto loro, a cominciare dalla comunità del Vajont, per passare attraverso Seveso, possiamo andare a Casale Monferrato, comunità che poi soffrono, sono facilissime da spezzare, no? Durante il periodo del processo Eternit, Schwidaini offriva ricompense, offriva danaro, no? Perché si uscisse dai processi, e questo spezzava la comunità. E quindi provo a utilizzare le parole di Alexander Lange, che è stato una delle persone che più di tutti cercava di mettere insieme i muri, per dire un po' a tutti, ecco, oggi proviamo ad ascoltarci. Il mondo tende ad andare in un'unica direzione, tende ad essere omologato, a diventare qualcosa di tutt'uno, a non riconoscere più certe differenze. Medicina Democratica, mi ha insegnato Luigi Mara, si definiva una volta, cioè si definivano all'interno della fabbrica come tutti quelli che dicono noi, no? Chi siamo? Tutti quelli che dicono noi. E Alexander Langer aggiungeva: siamo tutti i diversi noi. Mi fermo qui e spero che sia questa occasione raccolta. Stiamo registrando, per come è possibile, ci saranno poi anche produzioni
scritte di quanto viene detto qui, e mi tocca fare un po' da Cerbero, nel senso che spero già io di non essere andato troppo oltre, e lascerò la parola ai prossimi interventi cercando di chiedere a tutti di tenere i loro discorsi entro il quarto d'ora, anche meno se possibile. Ci sarà anche un momento di dibattito.